ci troviamo nel Parco dell'Appia Antica, che quest'anno compie 30 anni, è stato istituito nel 1988 e tra poco quindi festeggia una data importante che ha raggiunto dopo anni di impegno, di confronto con i cittadini, di volontà politica e soprattutto dopo tanti anni in cui non solo la parte archeologica è stata tutelata, ma il bene naturalistico, ambientale. Il Parco dell'Appia Antica è un cuneo verde che entra dentro Roma, parte da lontano, già dai comuni di Ciampino, Marino, e è quasi attaccato ai castelli romani e quindi rappresenta un'area continua dove fauna, flora si possono spostare ognuna con i propri mezzi e ricolonizzare i luoghi dove forse l'uomo li ha messi da parte e espandersi liberamente, dando vita sempre a quello che è un ecosistema da noi urbano, ormai in città, ma che fa parte di un complesso di forme di vita che vivono naturalmente, spontaneamente nei territori che l'uomo oggi occupa.